Il viaggio di Campania da scoprire si sofferma questa settimana sulla provincia di Caserta, o meglio sul capoluogo ed i suoi dintorni. In pochi chilometri, in questo territorio particolarmente amato dalla dinastia, Carlo III ed i suoi discendenti hanno costruito delle vere e proprie meraviglie. La più meravigliosa, naturalmente, è la reggia di Caserta, il cui maestoso viale d'accesso, percorso allora dalle carrozze ed oggi finalmente restituito ad una dignitosa vivibilità e fruibilità, testimonia l'imponenza dell'opera. Un vero e proprio monumento di ingegneria e d'arte che sfida i secoli ed è uno dei monumenti italiani più visitati. Ma poco distante il belvedere di San Leucio e la città utopica fondata da Ferdinando, un vero e proprio regno dell'armonia dove la produzione del tessile, le macchine per la filatura sono ancora perfettamente funzionanti, diede luogo ad un'eccellenza come quella delle sete ancora oggi ricordate ed apprezzate in tutto il mondo. E poi il bagno di Carolina, la vasca intrigante nella quale la principessa si concedeva sontuose abluzioni lontana da sguardi indiscreti. Il belvedere oggi è anche un luogo di produzione artistica, si seguono le mostre e gli eventi d'arte, anche nel segno della modernità, persino della postmodernità. Ma siccome non solo d'arte e di spirito vive l'uomo, i Borbone pensarono di costruire, accanto alla reggia di Caserta ed al belvedere di San Leucio, anche una serie di strutture altrettanto belle dal punto di vista artistico e funzionale, destinate ad alcune funzioni essenziali. La frutta, gli ortaggi, la verdura giungevano dalla reggia di Carditello, che veniva molto amata anche da Carlo III e Ferdinando per le escursioni e le battute di caccia. Un sito meraviglioso, soggetto per anni ad una vasta opera di depredazione criminale, recuperato in parte dalla regione Campania e che adesso è al centro di una battaglia da parte di coloro che non vorrebbero il bene venisse alienato ai privati. E poi la Vaccheria Reale, il borgo cioè che ospitava le stalle per la produzione del latte, il latte vaccino per degli ottimi formaggi e per darlo ai bambini dei figli dei lavoratori di San Leucio. Le bufalari invece generavano l'oro bianco, materia prima della mozzarella di bufala, capace persino di far resuscitare un re, secondo questa magica rielaborazione di Rosanna Marziale. Il territorio della provincia di Caserta è ricco di monumenti ed attrazioni che fanno riferimento ai Borbone ed in particolare a Carlo III. Colpiscono la nostra attenzione, tra le altre e tantissime cose, le colonne che evidenziano e valorizzano la facciata della reggia, uno dei palazzi reali più belli e più visitati al mondo. Ed a proposito di colonne, ma in questo caso dolciarie e gastronomiche, siamo ospiti di Rosanna Marziale, che di questo territorio è un'eccellenza, chef pluripremiata, ma soprattutto interprete del territorio. Ma questo tipo di cucina, queste ricette, sarebbe piaciuta a Carlo III e ai suoi discendenti? Ma di sicuro, infatti abbiamo dedicato a Carlo di Borbone una degustazione sulla mozzarella di bufala campana DOP. E appunto Carlo di Borbone, in questa degustazione fantastica, decide di ritornare in vita solo per riassaporare questo grande sapore che è la mozzarella di bufala campana DOP. E quindi ci spiega come nelle bufalare lui sentiva il rumore delle bufale e come attendeva la mungitura al mattino. E questo profumo si sprigiona davvero dalle pentole e dalle pietanze che stanno preparando Rosanna Marziale ed il suo staff. Questa in particolare è una sintesi perfetta delle eccellenze gastronomiche del territorio casertano. La mozzarella di bufala già evocata, il maiale nero di San Potito Sannitico e poi la farina di mais prodotta in terra di lavoro. Perché un grande chef ha bisogno anche di un grande territorio. Sì, il territorio è molto vasto, ci sono prodotti, oltre alla mozzarella abbiamo dei prodotti incredibili come il maiale nero casertano, come la laticauda, come il conciato romano, e i pomodorini del Piennolo che comunque fanno parte anche della... perché noi poi alla fine ci raggruppiamo con tutta la Campania, quindi ci sentiamo nel territorio del casertano, ma sappiamo che i sapori vicini della Campania sono importantissimi per noi perché vanno a coniugarsi in maniera fantastica con quello che abbiamo noi a Caserta.